Lui è uno juventino puro. Esiste forse qualcosa di meglio che giocare con la maglia della propria squadra del cuore? Direi proprio di no. Alessandro Sersanti è uno dei protagonisti della Juventus Under 23, il centrocampista raccontato nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Dai primi calci al professionismo. Grosseto la sente nel cuore, essendoci nato il 16 febbraio del 2002 e essendo cresciuto lì, prima del passaggio alla Juventus, precisamente nel Roselle, a 6 km dalla città toscana, che segna poi il successivo passaggio al Siena. Un anno di allievi, due di berretti, prima di riprendere la via del ritorno, destinazione Grosseto. Il 2019-2020 lo gioca da protagonista in Serie D, con ben 28 presenze, 3 reti e 2 assist. L'apoteosi, la promozione in Serie C. Proprio la C la gioca l'anno successivo, mettendo a referto 37 apparizioni, 2 reti e 1 assist. La tanto voluta. Da tifoso della Juve, approdare nel club del tuo cuore è uno stimolo in più. Questo è quello che è successo a Sersanti, che il 30 luglio del 2021 firma con la vecchia signora. Sceglie il numero 16. Il motivo? Beh, è la sua data di nascita, che cuce in maniera indelebile sulla sua schiena, al suo primo anno a Torino. Farsi riconoscere. L'esperienza a Torino parte subito fortissima. Quale modo migliore se non quello di brindare alla nuova stagione con un gol? È il 21 agosto del 2021, primo turno di Coppa Italia Serie C. Sotto di 2 gol sul campo della Pro Sesto, l'Under 23 rinasce proprio grazie al gol della speranza di Sersanti, che dà il via alla rimonta, poi completata da Kudryk e Miretti. Nessun problema, ci pensa Sersanti. Ogni allenatore che ha a disposizione il classe 2002 può stare tranquillo. Se c'è un problema di formazione, ci pensa lui. In carriera inizia come portiere, spostandosi poi come attaccante. Al Siena fa il difensore centrale. Ora invece è un centrocampista completo, ma la sua duttilità è un valore aggiunto per tutta la squadra. Come un déjà vu. Piccolo incrocio del destino. Il primo allenatore alla Juventus di Sersanti è Lamberto Zauli, proprio come lui, cresciuto nel settore giovanile del Grosseto. Sono epoche e momenti diversi, ovviamente. Ma il campo è il giudice supremo e i due incarnano lo stesso spirito vincente. Alessandro Sersanti. Intelligenza tattica, senso della posizione e inserimenti. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juventus Under 23, iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook.